tutte. Nuova settimana, nuova decorazione. Oggi inizieremo a fare un segno pagina che, come sapete, si abbinerà poi alla decorazione della mia settimana. Quindi ho deciso di provare questi clear stamp che vi avevo già mostrato in un precedente video haul, presi sempre da AliExpress. E praticamente cosa ho fatto? Io voglio usare di base la parte del clear stamp più grande, quindi quella con lo spartito musicale. E ho semplicemente stampato questa immagine di un violino con l'archetto, che è un'immagine che sarebbero quelle per i bambini per farli disegnare. Quindi preso semplicemente. Non gli ho modificato il colore perché di per sé non mi serve, perché comunque dopo con le matite acquarellabili andrò a definire quelli che sono i colori del nostro violino. Prima però dobbiamo per forza partire ad embossare, quindi lasciare la parte a matita e acquarello dopo, perché l'embossing sull'acquarello non rimane. Avevo già provato una volta che avevo creato tutto uno sfondo per un inserto con il mare e il cielo, e quando sono andata per fare l'embossing sopra mi sono accorta che non prende. Praticamente invece di timbrare perfettamente non timbra bene, quindi è impossibile. Quindi per prima cosa andremo a creare la parte che deve rimanere a rilievo, e dopo da lì andremo con le matite, anche perché appunto utilizzando le matite acquarellabili, se per caso non riesco ad andare proprio vicino a una nota, comunque nel momento in cui con il pennello vado a sfumare con l'acqua mi va a riempire anche i buchettini vuoti. Purtroppo è l'unico modo, perché o prendevo un'immagine da Pinterest o da Google, c'erano anche disegnate a matita, però io sto facendo comunque un video su YouTube e io non posso permettermi di prendere immagini fatte da altre persone, pitturate e metterle col mio nome, e non voglio avere menate di questo tipo, e poi comunque mi toglierebbe la parte più divertente del lavoro. Quindi io che sto girando il video lo andrò a dipingere. Se a voi vi piace l'idea, su Google, su Pinterest trovate tutti i violini come volete. Quindi iniziamo e andiamo ad embossare con questo timbro, quindi lo tiriamo fuori. Detta così capisco che è brutta la cosa. Ok, ho dovuto stoppare un attimo perché ho avuto un imprevisto, ossia che mi sono trovata che questo era un foglio unico, ma è impossibile che sia unico, perché comunque uno spartito così composto sarebbe una cosa impossibile, e comunque sì, a me non mi serve, perché anche se poteva avere un senso logico, non so come, probabilmente, non so, l'hanno creato come copertina per fare una card, non lo so, io ero convinta che era tutto separato, quindi me li sono ritagliati, perché comunque io così non l'avrei mai utilizzato, perché a me così non serve, perché la mia idea è di utilizzare questa parte qua come tipo washi tape e utilizzare le altre parti come devono essere fatte. Quindi io non so se era un errore il fatto che fosse tutto attaccato, oppure loro l'avevano ideato proprio attaccato come se fosse uno spartito. Io comunque l'ho tagliato, quindi l'ho fermata perché volevo prendere il pezzo e mi sono accorta che era un quadrato unico, quindi ho tagliato e iniziamo. Allora, io ho valutato diversi colori, però alla fine ho deciso che le note le vado a fare in oro, perché se sceglievo comunque il colore non aveva un senso logico. Anche rame non sarebbero state brutte, ma comunque il violino poi è marrone, quindi comunque il rame mi si sarebbe nascosto. Quindi lo faccio dorato. Dopo valuto se fare magari da questo lato dorato e nella parte retro magari fare le note argentate. Adesso mentre che faccio il dorato vedo come risalta, perché comunque prima vado ad embossare entrambi i lati in modo da avere già la base, dopodiché vado a colorare con le matite e l'acquerello. E ho deciso di lasciare comunque questa misura, di non andare a sagomarlo troppo, perché comunque mi va bene così, e dopo anche a questo gli andremo poi a mettere il suo charm, lo creeremo e vediamo come, perché volevo mettere il violino, ho provato, anche ho fatto diverse prove, ma il violino se lo rimpicciolivo troppo non avevo proprio la base per poter fare il buco, perché comunque io ho la bucatrice a un foro che è anche abbastanza grande.
Volendo avrei anche quella della macchinetta che avevo preso per mettere gli occhiali, dell'occhiellatrice che avevo preso il brico, che come occhiellatrice ve l'avevo già detto non è buona, però faceva il buco più piccolo. Il problema è che rovina tutto, cioè fa il buco più piccolo, sì, ma mi lascia tutto il cartone sfilacciato. Quindi usare anche quella era un problema. E se rimpicciolivo, vedete, cioè se io già adesso vado a bucare, penso che si noti. Che comunque già su questa misura il buco mi tiene via quasi tutta la parte sopra del violino. Quindi l'idea del charm l'ho dovuta lasciar perdere perché comunque lasciavo tantissimo spazio di plastificazione, non mi sembrava il caso, oppure andavo a mettere qualcosa di carino che mi facesse da charm e lasciare perdere perché mi usciva troppo grande per riuscire comunque a bucarlo. Dovevo più o meno tenere questa misura qua di violino e sinceramente diventava molto più grande del gelato che ho già in agenda e molto più largo, cioè avrei avuto una roba gigantesca, anche l'archetto non gliel'avrei fatto, però era veramente troppo grande, l'ho calcolato, ma era un charm assurdo. Quindi iniziamo senza perdere altro tempo e facciamo lo spartito. Lo spartito lo ripeterò 2 volte perché logicamente non esce tutto perché la larghezza non c'è. E nemmeno la lunghezza, quindi andiamo lo stesso a tamponare perché adesso valuto come posizionarlo. E poi vado a tamponarlo 2 volte in modo che ho lo spartito che comunque mi vada già a decorare quello che è il lavoro sotto. Quindi tamponiamo, vi faccio vedere il primo, poi lo stoppo perché sennò veramente viene un video lungo e l'avete già visto comunque un sacco di volte, quindi è solo per darvi l'idea di come lo faccio. Perché mi sono dimenticata di passare il tampone che avevo anche preparato, quindi mi raccomando, togliete la polvere in più perché se vi rimane anche nel lato opposto, quando andate ad imbossare si scioglie. Quindi se vedete come ho fatto io che mi sono sporcata, vado anche a togliere un po' quella che si è fatta in più qua perché mi farebbe uno spessore inutile. E come vedete, questo è l'effetto che rimane. Quindi capite anche perché sotto l'ho lasciato comunque molto scuro, perché già di per sé lo spartito va a riempire. Io adesso vado avanti e riempio completamente il segnalibro, differenziando magari un po' il posizionamento dello spartito e lo riempio tutto, poi vi faccio vedere il risultato. Ok, come vedete, qua è l'effetto che rimane. Una volta che abbiamo passato lo spartito su tutta la base, di qua ho già iniziato a fare una prova a colorare il violino, anche perché voglio che comunque doveva essere soltanto proprio una base, come se fosse stato la base comunque dello spartito che è stato utilizzato. Quindi adesso lo coloro anche in questo lato.
Dopodiché lo acquarello e vi faccio vedere qual è il risultato finito una volta che ho acquarellato le matite. Di per sé io sto usando solamente questi due marroni qua. E dopo, eventualmente, quando tutto sarà bello asciutto, le corde del violino magari le passo con la penna gel, quella argentata, in modo da dargli un po' di luce. Però logicamente devo aspettare di aver fatto tutta la parte acquarello, mi si asciughi bene l'acquarello e dopo li passo sopra la penna, perché le penne gel sull'acquarello non so per quale motivo non scrivono. Quindi di solito prima gli faccio la base con un abiro a sfera normale. E dopo li passo sopra la penna gel così riesco a farla scrivere. Però deve essere tutto comunque ben asciutto e ripasso le parti di quelle che sono comunque le corde. Quindi vado avanti a pitturare e poi vi faccio vedere l'effetto acquarellato. Ok, questo è l'effetto come rimane finito una volta acquarellato e passati in alcuni punti con le penne glitter. Come vedete, l'effetto non è invasivo perché io avevo deciso che la parte principale era lo spartito. E il violino doveva essere solo una base per dare un qualcosa in più. Quindi è sia fronte che retro. La base l'ho lasciata bianca appositamente perché non ne vedevo il senso di farla colorata, appunto perché comunque si parte da uno spartito che comunque ha la base bianca. Quindi comunque quando diventa giallo è perché comunque sono spartiti antichi, ma di per sé la base è comunque questa. Quindi adesso noi andiamo a plastificarlo così com'è. Poi, adesso la plastificatrice si sta scaldando, intanto lo mettiamo dentro, così poi vi spiego. Ho già preparato un charm da abbinarli. Speravo di avere la chiave di violino tra i charm che ho, però non c'era. Mi dovrebbe arrivare un altro set, vedremo quando arriverà. Comunque l'ho fatto alla fine con la nappina e l'ho scelta marrone. L'ho già assemblato, così mi sono portata avanti. Gli ho messo la nappina marrone. Il simbolo dell'infinito, questo simbolo che ne ho dentro diversi, non so sinceramente cosa significa, quindi se voi sapete scrivetemelo pure. E la chiave che comunque secondo me si abbinava bene, diventa comunque un bel charm, una volta appeso comunque molto carino e si aggiungerà a tutti quelli che ho in agenda. Io lo trovo molto carino, dopo va a gusti logicamente. L'ho fatto argentato per il fatto di dare un po' di contrasto a quello che è comunque di per sé il lavoro, dato che c'è tanto oro, l'argentato gli dà un po' lo stacco. Ok, adesso attendo un attimo che si riscaldi la plastificatrice e poi vi faccio vedere. Ok, questo come vedete è il segnalibro finito. Qua gli ho messo il suo charms, l'ho lasciato leggermente spostato appositamente in modo che in agenda ne posso mettere comunque di più senza che mi si cavallino tutti insieme, si abbina alla perfezione, vedete, si gira, poi comunque l'ho fatto lo stesso discorso, si toglie in questo modo, quindi è comodo perché comunque non si aprono e si chiudono gli anelli tutte le volte e dopo se uno si stufa di usarlo comunque come segnapagina può diventare un divisorio anche soltanto attaccandogli o comunque quei page marker fatti apposta, quindi proprio che sono dei tab che vendono. E uno dopo gli scrive il nome, può crearsi una sezione o comunque anche comunque dopo gli si può attaccare qualsiasi cosa e mettergli l'etichetta e diventa comunque un divisorio se uno vuole. A me piaceva l'idea, secondo me comunque la nappina così è molto carina, marrone ci sta bene. Adesso me ne dovrebbero arrivare altre, sia dorate che di nuovo argentate, sempre dallo stesso venditore perché comunque sono molto belle in modo che ho un po' l'assortimento. E così mi posso fare segnapagine. Dopo, logicamente, i charm io li metto direttamente con l'anello, però si possono togliere, basta mettere il moschettone e mi dovrebbero arrivare anche i moschettoni quelli grandi. Così dopo mi faccio anche il charm, dato che ho lo scettro il primo scettro di Sailor Moon. E volevo farmi il charm per l'agenda, però sto aspettando che mi arrivino i moschettoni grandi in modo che quello direttamente lo attacco proprio agli anelli. E lo faccio uscire dalla parte superiore dell'agenda. Quindi, in modo che se no diventa un casino sotto, perché sotto logicamente mi servono quelli per il segnapagina. Come vedete, è come il discorso di un'agenda, quella a disco, quindi come se si avesse un happy planner. Si mette dentro, è molto comodo. Comunque, con la plastificazione già era comunque un cartoncino da 200 grammi. Con la plastificazione diventa bello rigido. Questo l'ho fatto avanzare fuori solo con tre anellini praticamente. Cioè, anzi, sono quattro e al quarto è appeso la nappina. Una volta chiuso,
esce comunque lo stesso fuori, però vedete il motivo per cui l'ho fatto sfalsato, perché ne ho dentro tanti altri che prima o poi devo togliere, perché per il momento si chiude ancora. Bisogna dire che la Webster, poverina, sta lavorando, però va a finire che mi si rompe. Quindi logicamente un po' alla volta ne toglierò uno, però la comodità di questi segnapagine è che sono veloci da individuare. Come vedete, io tengo anche gli altri perché li tengo magari come divisorio nel mensile, come divisorio per una sezione che mi serve magari da avere sott'occhio. Io so che quel charm corrisponde a quella sezione e non mi serve nemmeno il tab, quindi io lo trovo comodo anche così. Spero che il segnapagina della settimana vi piaccia. Ciao a tutte e alla prossima!